Renzo Arbore, un nome che è sinonimo di intrattenimento italiano. Musicista, conduttore televisivo, scrittore e vero showman. Nato a Napoli, il suo cuore batte al ritmo della sua città. Arbore ha portato gioia a milioni di persone con il suo umorismo e la sua musica unici. Ma dietro le risate e la musica si cela un uomo di grande spessore e passione. Un uomo che ha amato e perso. Un uomo che ha vissuto la vita in tutte le sue sfaccettature. Questa è la storia di Renzo Arbore, raccontata attraverso il prisma dei suoi amori, delle sue delusioni e delle donne che hanno plasmato la sua straordinaria vita. Il fascino di Arbore era innegabile. Il suo sorriso contagioso e i suoi occhi scintillanti potevano illuminare una stanza. Aveva il potere di far sentire tutti speciali, come se fossero partecipi di una barzelletta segreta. Le donne erano attratte dal suo carisma, dalla sua arguzia e dal suo innegabile talento. Ma Arbore non era interessato a storie d'amore fugaci. Desiderava un legame profondo, una stimolazione intellettuale e relazioni amorose passionali che lasciassero un segno indelebile nella sua anima. Le sue storie d'amore sono state passionali, tumultuose e piene di vita, proprio come l'uomo stesso. Dai primi anni della sua carriera fino a diventare un'icona, le sue relazioni hanno riflettuto l'uomo che si celava dietro il personaggio pubblico. Hanno rivelato la sua vulnerabilità, la sua capacità di amare e il suo desiderio di una compagna che potesse tenere il passo con la sua vita frenetica. La storia di Arbore non parla solo di amore romantico. Parla del potere duraturo dell'amicizia, dell'importanza della risata e della ricerca del significato in una vita piena di trionfi e di sofferenze. Era il 1956. Un giovane Renzo Arbore, appena uscito dalla facoltà di giurisprudenza, si stava facendo strada alla radio con le sue scelte musicali innovative e la sua energia contagiosa. Entra in scena Vanna Brosio, un'annunciatrice bella e di talento, già star del mondo radiotelevisivo italiano. Le loro strade si sono incrociate alla sede Rai di Roma ed è scoccata la scintilla. La Brosio, con la sua bellezza elegante e la sua intelligenza acuta, ha conquistato il giovane Arbore. Erano la coppia d'oro della radio italiana. Le loro voci si intrecciavano sulle onde radio. La loro alchimia era innegabile. La comune passione per la musica e i loro battibecchi scherzosi li hanno resi un successo per gli ascoltatori. Ma la loro storia d'amore, proprio come una bella melodia suonata su uno strumento rotto, è stata tragicamente interrotta. La Brosio era già sposata. Le pressioni sociali dell'epoca e il peso delle loro circostanze si sono rivelati insormontabili. Il dolore della loro separazione era palpabile. Arbore riversò il suo dolore nella musica. Il suo clarinetto divenne il suo confidente. Il loro fu un amore che bruciò luminoso, ma che era destinato a spegnersi troppo presto. Nonostante la separazione, la Brosio è rimasta una figura centrale nella vita di Arbore. Ha riconosciuto il suo talento, ha incoraggiato le sue ambizioni e il loro rapporto professionale è durato, a dimostrazione della loro reciproca stima e della loro storia comune. Anni dopo, Arbore avrebbe ripensato al tempo trascorso insieme con un misto di affetto e rimpianto. Il ricordo del loro amore, seppur agrodolce, avrebbe conservato per sempre un posto speciale nel suo cuore, al ricordo di un amore che aveva sfidato le convenzioni, ma che alla fine aveva ceduto ai vincoli del loro tempo. Anna. Mentre la stella di Arbore saliva nel firmamento dello spettacolo, incrociò la strada di una donna che avrebbe lasciato un segno indelebile nella sua vita e nella sua arte, Mariangela Melato. Questa affascinante attrice, dallo spirito focoso e dal talento innegabile, divenne la musa e la compagna di Arbore. La loro intesa fu immediata, alimentata dalla comune passione per il loro mestiere, dall'amore per Napoli e da un'innegabile attrazione. La Melato era diversa dalle donne che Arbore aveva conosciuto prima. Era indipendente, volitiva e non aveva paura di sfidarlo intellettualmente. La loro relazione fu un turbine di passione, risate
e collaborazione creativa. Ha ispirato alcune delle sue opere più memorabili. La sua presenza è evidente nell'umorismo e nella musica che ha prodotto durante il periodo trascorso insieme. Ma la loro storia d'amore, come molte grandi storie d'amore, non fu priva di difficoltà. Le loro forti personalità si scontravano spesso. Le loro ambizioni individuali a volte li spingevano in direzioni diverse. Dopo diversi anni, il fuoco che ardeva così luminoso tra loro cominciò ad affievolirsi. Decisero di separarsi, scegliendo di preservare la bellezza del loro legame piuttosto che lasciarlo svanire nel risentimento. Anni dopo, il destino, a quanto pare, aveva altri piani. Si sono rincontrati, le braci del loro vecchio amore si sono riaccese grazie al passato comune e alla profonda comprensione reciproca. La loro riunione fu la dimostrazione della forza duratura del loro legame. Rimasero uniti fino alla prematura scomparsa della Melato nel 2013. Una perdita che lasciò Arbore con il cuore spezzato, ma per sempre grato per il tempo trascorso insieme. La grande storia d'amore che non c'è mai stata, Mara Venier, amica e confidente. Nel mosaico della vita di Arbore, Mara Venier occupa uno spazio unico e complesso. Il loro rapporto, oggetto di molte speculazioni e pettegolezzi, sfugge a una facile definizione. È stata un'amicizia più profonda della maggior parte. Un legame costruito sulla stima reciproca, sulle risate condivise e su un legame incrollabile. La Venier, con la sua energia contagiosa e il suo fascino alla mano, ha portato una ventata di sole nella vita di Arbore. Si sono conosciuti quando lei era una giovane attrice e la sua personalità vivace ha subito conquistato l'esperto uomo di spettacolo. Nonostante la loro relazione sentimentale sia durata poco, si è trasformata in un'amicizia profonda e duratura che sarebbe durata decenni. La Venier è diventata la confidente di Arbore, la sua amica più cara e una presenza costante nella sua vita. Gli è stata vicina nei momenti di trionfo e di dolore, offrendogli sempre un orecchio attento, una spalla su cui piangere e una sana dose del suo caratteristico umorismo. Il loro legame ha suscitato molto interesse nel pubblico italiano. Voci di un ritorno di fiamma hanno turbinato intorno a loro, alimentate dalla loro innegabile alchimia e dalla profondità del loro affetto. Eppure, sia Arbore che la Venier hanno sempre sostenuto che la loro era una storia d'amore di altro tipo, un legame indissolubile e inflessibile. Un'eredità di amore e risate. Riflessioni su una vita ben vissuta. Renzo Arbore, giunto ormai alla sua età d'oro, rimane una figura molto amata nella cultura italiana. È un uomo che ha vissuto la vita alle sue condizioni, abbracciandone le gioie e affrontandone le tempeste con la sua caratteristica arguzia e una canzone nel cuore. Le sue storie d'amore, anche se non tutte hanno avuto un lieto fine da favola, lo hanno plasmato nell'uomo che è oggi. Porta con sé il ricordo delle donne che hanno toccato la sua vita. Le loro risate gli riecheggiano nelle orecchie. Il loro amore è una presenza confortante nel suo cuore. Ha conosciuto una grande passione, ha sopportato la perdita straziante ed è uscito da tutto questo con un profondo apprezzamento per il potere duraturo dei legami umani. La storia di Arbore è la dimostrazione che la vita è disordinata, imprevedibile e raramente va secondo i piani. È una storia che ci ricorda che l'amore si può trovare nei posti più inaspettati, che il dolore può essere un catalizzatore di crescita e che a volte le storie d'amore più belle sono quelle che sfidano ogni definizione. Come disse lo stesso Arbore, la vita è come un'altalena. Quando sale, goditela. Quando scende, spingi. E lui ha spinto, in ogni momento positivo e negativo, sempre con il sorriso sulle labbra e una canzone nel cuore, lasciando un'eredità di amore, risate e il monito ad abbracciare il viaggio bello e disordinato della vita.